C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da cinque centrocampisti. Con questo modulo, Fabio, sembra di essere tornati agli anni 70, quando tutte le squadre giocavano in questo modo. In un certo senso è l'evoluzione del famoso catenaccio. Certo, oggi il ruolo del libero è pressoché scomparso. Si può dire che il suo erede naturale sia il regista arretrato. Si posiziona a protezione dei suoi difensori, non più dietro ma davanti. E ha il doppio compito di difensore aggiunto e organizzatore delle transizioni offensive della squadra. Eccoci, si comincia. Scatta verso il pallone. Hanno ottenuto un fallo laterale. Riceve in ottima posizione. Prova a verticalizzare. Passaggio in avanti nello sblocco. E un grande riflesso qui. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. C'è il colpo di testa! Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Palla in avanti, verso il compagno. Passaggio scorbone, buca la rete e arriva così il gol del vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Provano a ripartire da dietro. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca il passaggio. Colpisce! Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminante. Ha messo una bella palla nello spazio, cogliendo tutti di sorpresa. Avrebbe davvero meritato miglior fortuna. Il Como riprende subito il possesso della sfera. Lungo passaggio in avanti. Decide di sfruttare la fascia. Il Modena sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro.
e c'è un bel pallone in avanti. Si fa largo con grande determinazione. La mette in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone lungo in verticale. È ben posizionato e spazza via la palla. La gioca a sinistra. Cerca il numero. Decidono di giocarla all'indietro. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Palla al centro. Bell'intervento difensivo. Occhio al tiro. Grande giocata al volo. Ottima la tecnica di esecuzione. È mancata solo un po' di precisione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il Modena dovrebbe cercare di riparare le cose prima della pausa, anche se a volte è meglio approfittare del riposo per effettuare gli aggiustamenti tattici necessari. Cerca l'uomo là davanti. Si libera la grande. Riceve, occhio alla conclusione. Ecco il pareggio. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Si riparte. È stato un bel primo tempo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. C'è la palla lunga in avanti. Attenzione! Pallone in mezzo. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Contrasto molto deciso. Colucci. Ottimo intervento.
L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Palla al centro. Spazza via senza fronzoli. Mette il turbo. Palla in crocetta. Gioca una palla lunga. Riceve la palla. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottimo dribbling. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Intervento rischioso. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Ancora un calcio piazzato. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. E va a colpire di testa. Completamente fuori misura. Era proprio lì, davanti alla porta, ma buttato via l'occasione. Carbone ha già lasciato il segno oggi. Moretti riconquista la palla. Da lì può crossare. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Intervento energico. Filtra la palla in profondità. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Scodella in avanti. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Buona la sua progressione palla al piede. Tentano il tutto per tutto alla ricerca di un gol in zona Cesarini. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Si salvano con la traversa! Ha provato di potenza.
Moretti. Prova a giocarla in profondità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Sulla destra. Se ne va. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. E l'arbitro dice che può bastare. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. E invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra. A volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però.